ieri al Mania Grecia Film Festival, quest'oggi è qui con me Fahim. E Fahim, ti prego, aiutami, pronuncialo tu il tuo cognome per i nostri ascoltatori, perché io non voglio sbagliare. Guarda, è Bouyan. 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 L'hai detto benissimo. Sì? Ah sì. Grazie, Fahim Bouyan. È sempre bello sentirlo dire da chi possiede il cognome. Allora, bene, tu sei alla tua opera prima, Bangla, un film che abbiamo avuto modo di vedere a lungo tempo per il cinema, cioè al cinema, perdonami. Hai confessato che quando l'hai fatto non avevi nessun obiettivo politico, ecco, quella che è stata poi la critica successiva, o comunque gli effetti successivi, per te sono stata una sorpresa. E soprattutto è un'opera prima che ha avuto questi effetti per un autore giovanissimo. Dimmi un po' come ti sei sentito, proprio a caldo, le prime sensazioni che ricordi. Ma guarda, tante emozioni in realtà, perché comunque ti mangia che avere comunque 20 anni e fare un'opera che poteva andare bene come poteva andare male, cioè poteva essere effettivamente l'unico film che avrei fatto, perché magari metti caso non sarebbe andato bene, ero stroncato. Quindi no, le emozioni sono state fortissime, soprattutto vedere sia la critica che il pubblico reagire così bene e sentirsi proprio dire che è piaciuto, perché è leggero, il tema è stato trattato in maniera molto dolce. E sono tante le soddisfazioni, perché comunque c'è tanto sacrificio dietro il lavoro che è stato fatto, ma anche quello che ho fatto io precedentemente per arrivare fino a lì. E no, adesso sono contento e ho molta più consapevolezza per il futuro, e lo spero anche che soprattutto può essere anche di ispirazione per i giovani, quindi i miei coetanei. Hai aperto un vaso di Pandora, perché effettivamente tu arrivi da una carriera, sei partito come youtuber, poi hai fatto l'aiuto regista e adesso sei un regista a tutti gli effetti. A parte chiederti, domanda ovvia, quali sono i progetti futuri, soprattutto da rinascita del cinema, perché sappiamo che il lockdown ha bloccato tutto il sistema, quindi qual è il passo successivo al festival, e soprattutto se hai un consiglio per i giovanissimi come te che magari hanno il sogno e sono, chissà, magari sono anche degli youtuber. Guarda, ti posso dire, beh, i progetti futuri ovviamente non posso dire molto, ci sono delle cose in ballo, questo posso dirlo. E per quanto riguarda il consiglio per i giovani, la cosa fondamentale è mai mollare, questo mi sento di dire, se senti che quella potrebbe essere la tua strada, la devi continuare. Poi ovvio, di mezzo ci sono la pratica, quindi più ti alleni e più diventi bravo, cioè ci sono diversi fattori che ti condizionano, quindi il consiglio mio è questo, quindi perseveranza e cercare di osservare, appunto, studiare e vedere tanti film, e all'inizio magari anche copiare può dare, come dire, lezioni di stile, e poi da lì ognuno si crea, come dire, il proprio marchio, però l'importante è riuscire a essere sempre costanti. La regola d'oro del non mollare mai vale sempre. Sempre, quella sì, è fondamentale. Sempre meglio sbagliare che non fare. Sì, 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 ma alla fine, perché sennò hai... tanto voglio dire, tentare non nuoce. Cioè, al massimo sì, magari prendi, come dire, no? Fallimento, però effettivamente no, si dice sempre, no? Queste frasi fatte, dai fallimenti si impara. Però è vero. Cioè, effettivamente è vero. Da aiuto regista a regista, corrente. Sì, sì, che poi no, io facevo più che aiuto, ero l'assistente, quindi ero più il seppia di Boris, quindi catapultato a destra e a sinistra a portare il caffè, però sono esperienze che ti formano.